Ci troviamo nelle rovine dell'antica città di Plevrone, in Grecia, non distante dalla città di Missolungi. Perché siamo qui? Perché qui si sono svolte importanti vicende del mito greco, per esempio quelle legate a Eracle e alla lotta col fiume Achelo, che non è distante da qui. Il monte alle mie spalle, che si vede in lontananza, è il monte Curio, che dà il nome ai Cureti, gli antichi abitanti di questa zona, che una volta che Etolo arrivò qui e diede il nome all'Etolia, questi Cureti furono costretti a spostarsi nelle zone molto più a nord. La zona dell'Etolia confina con la Carnaia, il confine naturale è proprio il fiume Achelo, che nell'antichità era considerato un dio fluviale rappresentato con le corna. Il motivo di contesa fra le due regioni, fra l'Etolia e la Carnaia, era proprio il fiume che si restringeva soprattutto a sud, dando sul mare, e cambiava spesso le sponde, e questo era motivo di contesa fra le due regioni. Contese che poi sono state rappresentate dalla lotta di Eracle con questo dio fluviale che cambiava forma, divenne un drago, divenne un toro e poi. Da questa lotta Eracle strappò la cornucopia, il corno leggendario che nutrì il dio Zeus, dal quale uscivano beni infiniti. Una delle versioni del mito vuole che Eracle consegnò la cornucopia al re di questa regione, Ineo, che aveva sede proprio qui in questo palazzo, una delle città controllate da Ineo. Per molti la cornucopia è un'invenzione, rappresenta un'allegoria della fertilità. Non per noi che siamo convinti che il mito non inventa ma parte da qualcosa di reale, tant'è che c'è un passo di Pausania, Geografia della Grecia 6-19, dove si vede chiaramente che un corno d'avorio lavorato come segno di suggello della potenza militare e politica viene consegnato al condottiero Milziade. Quindi è plausibile che Eracle consegnò veramente un corno dall'alto valore magico rituale e anche a segno di alleanze politiche al re della regione. Siamo venuti qui a vedere di persona i luoghi spettacolari dove si sono svolti questi miti. Sono solo invenzioni dei poeti o rappresentano qualcosa di più, qualcosa che ha un fondamento reale? Per noi tutto questo rappresenta qualcosa di reale, perché il corno legato all'abbondanza è addirittura precedente alla civiltà. Per esempio la Venere di Lousel, datata 23-25 mila anni fa, rappresenta una fertilità della donna, un'abbondanza legata al corno. Oppure altri esempi in Nord Africa, dove sembra che ci siano dei collegamenti fra i Cureti appena menzionati e il Nord Africa, perché i Cirenei, i greci in Africa, portarono mo molto plausibilmente questo culto del corno che nasce nell'attuale confine fra Libia ed Egitto, nell'oasi di Siwa, dove c'era l'oracolo del dio Amon. In epoca poi classica divenne Amon-Ra, ma addirittura Alessandro Magno vi si recò perché Amon era venerato con le corna dell'ariete. Quindi, dove hanno origine questi culti? Dove ha origine veramente il culto del corno dell'abbondanza? Questa è una domanda da rispondere, tant'è che però è un simbolo che collega più civiltà, più religioni e che soprattutto i simboli hanno sempre qualcosa di reale anche nel mondo fisico. Per noi esiste.